da su. Si non ti stai accorto con un di già. A gente che tu non se ne fotti niente. Ma non è come tutto sta con male ritti. Allora vuoi, oh, tieni la me. Per chi non si fa male, gli sta nasa a me. E si virta pacienza su un guai e mo. E allora che ci fa? E allora che ci fa? Hey! Da su, si non ti sei accorto con l'uno di già, la gente che tu ha se ne fotti niente, ma non è come tutto stato male lì, e allora ui, oh, leva da nanzi, stanotte c'è un mondo senza male van, con costi magnate che da fatta male, tenga televisione 36 canali, si parla tutti insieme soltanto a capè, ma quando scimmia forza la prima me, ma quando scimmia forza la prima me, ma quando scimmia forza la... Mi freghi sempre, io ho visto 20 sul calendario e ho detto dai che domani e invece no, oggi stamattina alle ore 4.06 se non sbaglio. Sì, non te ne sei accorto, non è ragazzi, io non azzecco un solstizio, un equinozio veramente da, forse non l'ho mai azzeccato in vita mia perché non corrisponde proprio alla... All'incirca così, bravo. Però noi siamo precisi e quindi... Sì, insomma, dai, più o meno, dai. Cioè, noi pensiamo sempre al 21, no? Come giorno in quella cui... Quella è una convenzione. È una convenzione. Sì, sì, sì. E siamo forse gente convenzionale, ma non credo proprio. Braccio fuori dal finestrino, io. Sole in fronte. Primo giorno di primavera, summer camp, tech. Ciao ragazzi, ciao da Samuel. Yeah. Senti com'era mixato Samuel. Il vocale con la base di Stop By On di Tullio De Piscopo, che tra l'altro... ci siamo goduti in versione originale, ma piccolo fatterello, tanto tempo fa quando rifacemmo all'incirca così la canzone dei Coldplay insieme ai BTS, che a un certo punto ha una parte con una sorta di rap in coreano, no? Sì, che però sembra un attimino napoletano. Me ne sono accorto guardando Parasite e come si chiama? Squid Game. Sì, sì, sì. Se lo vedi in lingua originale, devo dire tante volte dici ma. È vero! Per chiedere che cos'è fanno. Cioè, fanno così. Da lontano possono trarre in inganno. E mi ricordo che tu cantavi alla Chris Martin e io al posto del BTS ho usato il testo di Tullio De Piscopo per fare una sorta di rap in napoletano. Si incastrava alla perfezione. Incastrava bene. Sentite come si incastra alla perfezione questo vocale. Tenga televisione, 36 canali. E in coppa tutto quanto, ci sto Summer Camp. O Summer Camp.
O Summer Camp. Ingoppo 69, do digitale terrestre, ma io... Dico una cosa un po' da generazione X. Da piccolo, quando questa canzone era un grandissimo successo e imperversava, diciamo, nelle classifiche, nelle radio, in televisione, a me da ragazzino colpiva tantissimo la frase... Tengo a televisione 36 canali, cioè perché tra me e me dicevo mamma, 36 canali, ma veramente ragazzi, è veramente una canzone, no? Cioè sono quelle cose che succedono solo nelle canzoni, perché io ai tempi ne avevo 2.5 perché Capodistria ogni tanto saltava, invece devo dire anni dopo adesso sono 36.000 forse, no, adesso è tutta un'altra valenza, che dici no guarda io sono tranquillo, io proprio 36 canali e basta, cioè non vado oltre. Io per festeggiare il primo giorno di primavera sono andata a fare foto ai tulipani al campo che c'è fuori da Torino. Viva la primavera, da Torino. Dove sono? Dove sono? Colori. Che bello. Ciao, dove sono i tulipani? Dovresti saperlo tu, scusa. No, guarda, con grande umiltà, è una cosa che non vuoi. Con l'arrivo della primavera, che fai? Che fai? Non ci vieni a Torino? Domenica, dopo la DJ che sei a Torino, questa Instagram Opportunity non te la puoi perdere. Sapete, magari vado ancora prima della DJ Ten e poi vengo. Vado a vedere i tulipani verso le 6:30. Sì, sì, che poi c'è la luce giusta anche per fare le foto. Tu dici che è una Instagram Opportunity? È una Instagram Opportunity da non lasciarsi scappare. Io alle 6:30 di mattina non so neanche accendere il telefono. Però osservare dei tulipani. È ancora tutto aperto, non mi scherzate. Dai. Ciao, sono Nicky. Che fai? Non ci vieni a Torino? Ciao! Mi lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti, prima di cadere a pezzi. Ma l'amore torna, ed è la prima volta. La vita che mi togli, passa dalle mani. Ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro in un mare calmo. Mi hai lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Vorrei fare gli auguri al mio maledetto dentista, no, ma anche per il nuovo B&B che stiamo aprendo prossimamente, che è chiamato la Pinza House. Non è vero, si chiama Raffi House, in onore del nostro Raffaele, che spesso ci manda dei vocali bellissimi. Dalla Puglia. Rimaniamo in zona. Sì. Il mare, la Porta Vecchia, la Muraglia, Castello Carlo V, Piazza Militi Ignoto, ex cementeria. Che fai? Non vieni a Monopoli? Scusate ragazzi, ma io li vorrei da tutta Italia questo punto. Ci sono già le cover del nuovo promo della DJ Ten che per è la questo? Piazza San Carlo, Murazzi, San Salvario, Piazza Castello, il Valentino e la Mole, Palazzo Madama, Superga e il Museo Egizio. Che fai? Non ci vieni a Torino? Mi piace tanto che ci siano delle cover con altri posti d'Italia. Però la DJ Ten è a Torino questa domenica. A proposito di Torino, ci hanno segnalato in tanti dove si trova questo campo di tulipani. È a Grugliasco. Ragazzi, i tulipani fuori Torino sono al Gerbido, che è una frazione, credo, di Grugliasco. Subito fuori Torino, insomma, dai. Sì. Gerbido, famosa per il centro commerciale che in qualche modo prende il nome dal comune, ma anche per i campi di tulipani. Buono sapersi, grazie per la dritta. Io per festeggiare questo primo giorno di primavera sono in ufficio a lavorare.
e non ho fatto niente. Ah no, stamattina sono scesa a portare il cane con le braghette della palestra. Ah, vedi. Che azzardo, ragazzi. Ma le braghette della palestra ce l'avevi tu o ce l'aveva il cane? Eh no, infatti. Non ho capito. Wow, ma lei, Fede. Saluta il cane. Saluta. Come sono poi le braghette della palestra? Sono i pantaloncini. I leggings? Ah no. I pantaloncini, forse. Leggings non entrano nella categoria braghette. Beh, quelli sportivi sì. E braghette, guarda, sì. Braghette vuol dire pantaloni. Sì, è vero. Però non è sottinteso etti, corti. Ah, etti non è come pantaloncini. No, braghette. È affettuoso. Non lo so. Bragucci. Bragucci. Sentite qua. Sì. Il mio compagno. Per festeggiare la primavera oggi diremo alla nostra bimba di 4 anni che a settembre diventerà sorella maggiore. Ma che bello. Che bello, che bellezza. Possiamo cominciare con la musica. Questa canzone segna il ritorno di una band che ha fatto la storia del rock in senso lato, o dell'arena rock, se ti piace, un genere che spesso viene denigrato, no? Come se fosse sbagliato portare determinata musica in un'arena. Portacela tu in un'arena. Infatti, è fallo tu. Allora, hai capito. È il ritorno dei Bon Jovi, la nuova canzone si chiama Legendary. Seraio e ville venete a camminare a Drioltergo, cosa fai? Non te viando? Non ho capito niente. Qui siamo sullo stretto, Non ho capito proprio la città. Nord-est, cioè, nord-est. Siamo in Veneto. Una var, se volete. Cosa fai? Non te viando? Dolo, forse. Dolo? Dolo, do. Andolo? No. Non mi viene. In Africa. No? Andorra. No. Allora, linea alla provincia di Milano. L'ex fonderia, l'entrata dell'autostrada, la parrocchia, l'oratorio, Piazza Concordia,
che fai? Non ci viene Cerro Maggiore? Beh, ragazzi, non tutti i comuni hanno un'uscita dall'autostrada, però. Oggi è il primo giorno di primavera, ma è anche il capodanno iraniano, quindi volevo augurare un buon inizio anno a tutti gli iraniani in ascolto. Io lo sono per metà. Intanto auguri a mio papà e a tutti gli altri iraniani. Ciao. Nowruz si chiama. Capodanno persiano, yes. Sì. Ciao Summer Camp, io per festeggiare ho praticamente fatto mangiare mia figlia con l'imbuto e adesso ce ne andiamo in spiaggia. Ciao. Quasi estate, altro che primavera. Bravo. Parlavamo di tulipani in zona Torino, ci segnalano in tanti anche il castello di Pralorno, mi pare, sentiamo. Vabbè, tra un po' c'è il castello di Pralorno in provincia di Torino, c'è il Messer Tulipano, lì sono tutti i tulipani che arrivano da tutto il mondo, la fioritura dei tulipani. Capito. Cioè, cosa vuol dire i tulipani che arrivano da tutto il mondo? No, da tutto il mondo vengono a vedere la fioritura dei tulipani, questo castello, no? No, ok. Sì. Cioè, che fai, non ci vieni, quindi? Che fai, non ci vieni a Torino? A maggior ragione. Ci vado spesso, Comunque la città misteriosa era Dolo, in provincia di Venezia. Dolo, bene. Ok, l'avevamo quasi capito, quasi. Va bene. Mamma mia, bellina questa cosa. Quanto mi piaceva, è un allora dire che è proprio un classico, forse è una parola un po' forte, una canzone che per mesi è passata tanto sulla DJ, poi magari non la senti più, ma ora la risentirai, vediamo se ve la ricordate. Blanco Brown, The Get Up. To the left, to the left now. To the right. Now take your left hand and put it on your side. Gonna roll your shoulders. Do the slip and slide. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step then cowboy boogie. Grab your sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now. Slide to the left, slide to the right. Now cool down, have a good time. Slide to the left, slide to the right. Do the butterfly, have a good time. Round and round you go. It's time to show out right now and take to the floor. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab your sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now. Take it down now. Bring it up now. Bring it up now. Take it down and crisscross. Bring it up now, crisscross. Do whatever you like right here. Just have fun. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab your sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now. Senti come va in giù. Il forum, ma soprattutto lo svincolo della tangenziale. Ma che fai? Non ci viene da Sago? Sì, c'era lì. Oh, tra l'altro ci sono andato proprio ieri sera. Ho rivisto un po' tutte queste bellezze. Per fortuna ieri sera c'era anche il concerto dei 1975, che insomma portano questo spettacolo in giro per il mondo, che abbiamo avuto l'onore di ospitare anche in Italia, che è pazzesco. Un grandissimo pubblico, oltre che una grandissima band, come spesso succede nei casi delle band che piacciono alle nuove generazioni. Tutti cantano, ma tutti cantano con le parole giuste.
in inglese, in un bel inglese. Cioè, grazie, ora che ci avete Google, che ho capito, a cercare i testi. Noi come facevamo? O facevate i testi nel libricino lì del CD, oppure come facevamo? No, ma si applicano questi ragazzi. Ne saluto una in particolar modo, la Carlotta di Radio DJ, che era vicino a me, cioè io ero nel parterre, lei era sul primo anello. Ogni 5-6 canzoni mi giravo verso lei e facevo: Carlotta! 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 Presa dal palco, niente, proprio non c'è stato verso, ma devo dire è stato bello. Sai perché non l'ha così girata? Perché? Perché sapeva già che tu andavi di lì. Che fai? Non ci vieni a Torino? Parco Orlando, parco commerciale Le Fontane, la preferita, il marron glacé, il lungomare di Giulio. Che fai? Non ci vieni a Catanzaro Lido? Marron glacé, Catanzaro Lido. Sai che anch'io lo facevo più. Forse un locale. Ah, magari ok. Si chiama così. Non pensavo. No, ma magari fa. Cioè, non so, sì, io li associo più al Piemonte i marron glacé, però. Tendenzialmente sì, però. Sì, sai mai. Io però, va. L'ospedale, il centro commerciale, la torre telefonica, il capolinea del 15. Che fai? Non ci viene Rozzano? Rozzano! Avevo indovinato! Ma quella è un bel gioco anche indovinare dove sono ragazzi. Ragazzi. Capolinea del 15. Bello. You come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. It's the basement. That ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. A breakup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no holding. Lay our cards down, 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 down. So pack your Lexus, throw your keys out. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bag, come take it to the floor now. L'ultima uscita della tangenziale est, il mini golf d'estate e la scuola materna. Che fai? Non ci viene a Usmate Velate? Difficile. Volevo provare a indovinare, ma non provate questa. La lanterna, vabbè. I vicoli, vabbè. L'acquario di Genova, la giocaccia al pesto. Che fai? Non ti vieni a Zena? Sì, ma entro le 18. Capito, però non mi venire dopo le 18. I campi di grano, i pioppetti, la processionaria, le risaie, le zanzare,
le mosche. E cosa fai? Non ci viene a Cilavegna? Cilavegna, provincia di Pavia, mi le mosche. Io voglio proprio andare a fare a visitare un po' di mosche. Anche la processionaria ha citato. Sì, che è una larva, quella che urticante, diciamo. Sì, è vero. Si chiama processionaria. È tipo verme, no? Una specie tipo mille piedi che pelosa, ma fa malissimo. Io voglio sapere se alla processionaria fanno l'open day. Sai che si usa tanto. Vieni a provare la tua processione nuova. Il lago, le montagne, la casa di George Clooney. E poi ci sono io, ovviamente. E non vuoi venire a Como? Facile. Ma diciamo che la casa di George Clooney non è proprio Como. Però dai, aiuta. Anche io subito ho pensato a quel lago. Numero. Va bene. 347 per scrivere al Summer Camp. 342 5220. Chiama il Summer Camp, scrivi al Summer Camp. 342 5220. Chiama il Summer Camp, scrivi al Summer Camp. Chiama il Summer Camp, scrivi al Summer Camp. Viti spanate, unghie nere, bancali dappertutto e ancora martellate sulle dita, managgette a destra e a manca. Che fai? Non ci vieni in Capannone? Capannone. Summer Camp. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
ragazzi. Ciao. Bentornati ragazzi, Summer Camp Happier, lei è The Blessed Madonna, recentemente passata da Milano e mentre era a Milano ha fatto anche un giro qui al Summer Camp, molto simpatica. Che fai, non ci vieni a Radio DJ? Il Ponte Girevole, il Castello Aragonese, la Palla della Coz, che fai, non ci vieni a Taranto? Bella. Odore d'erba tagliata, miscela, un po' di polvere a giro, vestito a munza bivode, ma facilmente scanaffa fossio e frullino. Non capisco niente. Ma non ho capito niente. Anch'io due cose me le sono perse. Ma fare le fosse? A fare cosa? Non puoi venire in Toscana? Una VAR, proviamo. Sì, 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 grazie, VAR. A giro, vestito a munza bivode, ma conciugamento scanaffa fossio e frullino. A fare i fossi col frullino? Un sabivode? Non lo sai tu. Ragazzi, ho capito, ma il toscano è una lingua complessa, cioè anche il toscano stesso non finisce mai. Però voglio dire, non vi capita di sentire delle canzoni che vi danno la pelle d'oca, vi piacciono tantissimo, ma non capite tutto del testo? Secondo me è un po' la stessa cosa. Vero, questa è un vocale che a me è piaciuto tantissimo, è anche se non l'ho capito tutto, no? Esatto. La Brebemi, la Polenta, l'Orio Center. Che fai, non ci vieni a Bergamo? Gallina. Piazza Cairoli, Galleria Vittorio Emanuele, Cristo Re, Tinnammare, le quattro strade, il pane di Domenico, Capo Peloro. Che fai, non vieni a Messina prima che costruiscono il ponte? Anche il Brenta, il Grostè, Piazza Righi, ma soprattutto una vagonata di ospiti. Che fai, non ci vieni a Madonna di Campiglio? È vero, la Madonna di Campiglio. Siamo Andy e Mike. Sì, è vero. Ciao. Campiglio, che fai, non ci vieni ancora con i fiumini? Che cazzo urli? Allora fammi dire, che fai, non ci vieni, che qua c'è una sventagliata di ospiti. Ma tipo a memoria, vai. Simona Tagli, sempre. Elisa Triani, Alessia Fabiani, Matilde Brandi, Anna Falchi, Romina Mondello. Che fai? Non ci vieni a Madonna di Campiglio? La Torre dei Lombardi, il Lago Trasimeno, i Moscerini, i quattro supermercati. Ma che fai? Non ci vieni a Magione? Provincia di Perugia. Siamo in Umbria. Magione, sì, sì, sì. Bello, Magione. Sì, vicino al lago, bellissimo, il Trasimeno. Insomma, mi piacciono tantissimo queste imitazioni, no, dello spot della DJ Ten, almeno di quest'ultima versione dello spot. Sì. Della DJ Ten di Torino. Che poi, diciamoci la verità, sono proprio delle imitazioni della vita. Qui volevo arrivare. Imitation of life. Bella.
Dream con Shiny Happy People. Ma dei no, Rem. No, sono i Rem, ma non è Shiny Happy ma People. No, sono Gigi. Adesso sai, si confondono poi. Anche perché tanto non te la vuol far fare no. questa gag. Quindi dobbiamo fare. E allora magari. Ci penso io. Ecco. E allora andiamo in giro per l'Italia. La villa, il mercato coperto. I torcinelli, che fai? Non Foggia. Ci vieni a Foggia? Torcinelli. Piazza Maggiore, beh. Il Nettuno, San Petronio, le due torri, San Luca, beh. I portici, i Turtle. Ma Saffè, ma non ci vieni a Bologna? A Bologna, a Bologna. Bologna. È la brutto quando la gli allievi, lo stadio a forma di fiore con petali. Bari. La parte vecchia, il borgo antico. E che fa? Non giovina a Bari Vecchia? A Bari Vecchia addirittura. Sì, perché la DJ Ten di Bari c'è già stata, però la DJ Ten di Bari Vecchia non ancora. Il mare limpido, l'aria pulita, fiumi e cascate che attraversano i boschi, chilometri di ciclabili, 10.000 biciclette. Ma quando mai ci stanno cazzi? Non si sa però dov'è. Io stavo sognando. È un posto utopico. Ho detto, ma davvero ci voglio venire? È un posto dei sogni. Posto che ancora non esiste. Mannaggia, mannaggia. Il segreto che hai dentro, nessuno l'ha scoperto. Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto, fino a che ora resta aperto. Ma dove sei finita la mareggiata della vita? Dove ti ha portata? E com'è essere l'unica macchina che esita? Com'è camminare sola nella sera? Com'è in che bar, in che cinema ti dimenticherai di me? Portami con te, tu prendimi. Sarà un incendio nelle tue abitudini. Portami con te, accendimi. Sarà un incendio senza limiti. Il tuo cuore è una registrazione di scene pericolose, di strade tortuose, dirette a mete meravigliose, montagne scoscese, spiagge minuscole rose. Ma dove sei finita la mareggiata della vita? Dove ti ha portata? E com'è essere l'unica macchina che esita? Com'è cantare sola nella sera? Com'è in che bar, in che cinema ti ricorderai di me? Portami con te, tu prendimi, sarà un incendio nelle tue abitudini. Portami con te, proteggimi, come un incendio che ci illumini. Se davvero siamo al mondo solo per osservare il cielo, cercare la pace dentro un uragano, vedrai ci rivedremo. Nei giorni del disgelo il tuo cuore sarà un pianeta lontano. Portami con te, tu prendimi. Sarò un incendio nelle tue abitudini. Portami con te, accendimi. Sarà un incendio senza limiti. Portami con te, sorprendimi. Come al ritorno delle rondini. Portami con te, proteggimi, come un incendio che ci illumini. I telai, le rifinizioni, le tintorie, i lanifici, le confezioni, però... i rami pieni di pezzi. Che fai? Non ci vieni a Prato? Si capiva che c'era del tessile qui nell'aria, ma... e poi l'accento, devo dire, un po' faceva. Sì, prima ancora che dicesse la prima cosa si capiva dall'accento. Invece dal tessile passiamo all'industria meccanica. Vedo esatto, ragazzi. Li potete vedere se ci state guardando, oltre che ascoltando, sul canale 69 o magari sul canale YouTube di Radio DJ. Sono in bella vista sulla scrivania, la tipica scrivania con i tre microfoni di DJ Chiama Italia, da qualche tempo anche di Summer Camp. Un pensiero, un regalo che ci ha fatto il nostro Oscar, che ha ricreato praticamente la formazione di Summer Camp senza il mister e la fosca, quindi soltanto la parte dello studio.
con uno stile che ricorda un po' quello dei mutoidi, non so se avete presente, no? Sì, cioè, o anche un po' di Wall-E, film ah, Pixar. Bravo, siamo vero. Siamo quattro piccoli Wall-E. Cioè, usando prevalentemente acciaio, ha ricreato... insomma, un po' la parte qui dei microfoni, ci sei te con le braccia dietro la schiena, quindi la modalità canterina, un po' Liam, sì. Diciamo. C'è la chitarra, sia io sia te abbiamo lo stemma della nostra squadra del cuore. È vero. E sì. Inciso sul metallo, Fiorentina, te, Toro, io. C'ho il video come screensaver. Poi c'è il Golfo Mistico con Quarra di Jaladin con dei dischi. Ha un doppio vinile di Jaladin, a caso. 34 euro. Ah, ecco. C'è scritto solo il prezzo. Sì. No, ragazzi. E una bottiglia di vino anche, grazie. E Quarna ha la bottiglia di vino e un grappolo d'uva anche, giusto per sottolineare. Oscar, sottolineare la sua passione. No, dicevo in stile mutoidi. Allora, i mutoidi sono quelli. Allora, il loro pezzo più famoso, almeno quello che è più facile da raccontare, è hai presente l'impalcatura sulla quale stanno le tastiere di busta dei Subsonica? Sì, ecco, quella sì, è costruita da loro, quindi il mondo non vorrei definirlo per paura di dire delle inesattezze, però sembra un po' ricorda un po' il mondo del cyberpunk, no? Un futuro fatto con pezzi di riciclo. Un po' Mad Max. Sì, un po' Mad Max, è vero. Cioè, recuperare delle cose che sono... Qui torna anche un altro concetto che sembra un po' fighetto da dire, ma in realtà è bellissimo, quello dell'upcycling. Cioè, di prendere qualcosa, riciclandolo e levarlo a qualcosa di meglio, sì. No? Almeno, questo è un po' il mio pensiero, che mi fa piacere vedere delle statuette fatte con questi pezzi di metà. Bellissimo! Nei dettagli. Dategli un'occhiata, adesso magari lo postiamo così lo potete grande vedere anche Oscar. Sui social. Le strimpellate di Ricky, le cazzuate di Federusso, i mashup di Aldino, Francesco Quarna. Oh! Non ascolti. Guarda che senza il Francesco Quarna questo vocale non va in onda. Bravo. Sei in onda grazie a lui. Tanto è quello che ha fatto play col ditino. Mica cazzuate. De Jamba Wamba. Oh,
modernità. Ma modernità de Dante, questa è una citazione di Verdone. A modernità. La spiaggia, il pizzomunno, i trabucchi, i panzerotti. Me. E che fai? Non ci vieni a Vieste? Ciamba Wama, tra l'altro, mentre è partita la canzone, no? La tipica Tap Tamping, la regia di DJ TV proponeva, dopo il discorso appunto sui mutoidi, a Mutonia, le loro creazioni che mi ricordano un po' questo tributo che ci ha fatto Oscar, che ha fatto Oscar al Summer Camp, sono partite delle immagini, diciamo, tratte da un documentario, no? Proprio. Però io non avevo capito e pensavo che fosse il videoclip dei Ciamba Wama. Ho detto, mamma mia, alle volte le coincidenze della vita. Guarda i Ciamba Wama, ma che potrebbe essere un video loro, perché sono adiacenti a quel tipo di tipo di mondo. Invece no, stava andando la canzone in radio e poi c'era questo documentario. Ma che figo! Sagheroli, Piazza Mazzini, Ponte Rosso, la pizza col sale, l'orto del Pellegrino, la Trulla del Trivio, Porta Napoletana. Ma che fai, non ci vieni a Velletri? A Velletri, la pizza bello. Col sale? Wow! Ma perché il resto della pizza è senza sale? Secondo me lui dice la pizza bianca. Ah, sai che si chiama pizza bianca con i chicconi di sale, la focaccia. Sì, calmo che va bene. Mentre questa sirena ci sta passando proprio sotto il tavolo della diretta, vi ricordiamo che il prefisso è 347 e poi 342 5220. Chiama il Summer Camp, scrivi al Summer Camp 342. Un'altra da ascoltare, la nuova dei Metronomy. Oh, how I wish that was true. I dare not try to blame you. I only did more than I could do. I only bit more than I could chew. This next place, I won't take a fall. This next place, I'll be above it all. And follow better the protocol. Nice town. Flats got me humming, man. Skylight, rooftop in summer rain. My porch and my cold lemonade. Square dance, mingle and promenade. Burn incense with my subconscious. Try to make sense out of the nonsense. Turn a blind eye to redundance. Convince myself no one could have done this. Clap my hands to the sing-along. They'll love me more when I get it wrong. Nice town. Piazza San Carlo, Murazzi, San Salvario, Piazza Castello, il Valentino e la Mole, Palazzo Madama, Superga e il Museo Egizio. Che fai? Non ci vieni a Torino? Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
Raffaele, la Pinza, Alezio, la Lizza. Che fai? Non vieni a Lecce? Ma scusa, ma... Ciao! Che tenerezza. Ho sentito anche il suggeritore, sì, io sì, forse. Sì, sì, sì. No, io non l'ho voluto sentire. A me sembrava tutta farina del sacco di Raffaele. La dialetto bellissimo. Salentino, quello varesino. L'ippodrom, un lac, sacro monchi capel, te fe. Se vieni qui a Varese. Varese. Zedema 1, Summer Camp 0. No. Partita la frizione del camion bloccato nel centro di Morciano, in attesa del carro attrezzi. Aia. Saluti Andrea. Ciao Andrea, però allora, Summer Camp ha detto zero. Il Carlo attrezzi, tra l'altro. Il Carlo attrezzi. Senti Andrea, io la vedo così. Adesso io poi non sono come te fermo ad aspettare il carro attrezzi, però tra tutti i posti dove si può rompere la frizione e bisogna stare un po' ad aspettare il carro attrezzi, direi che con Morciano ti è andata bene. Siamo nell'entroterra romagnola, sì, bellissimo, sì, sì, i sì, colli, c'è una vista spettacolare, a volte si vede anche il mare, no? Sì, 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 ma anche in questo spazio, diciamo, di Summer Camp, dove ci sarà una canzone incredibile dopo la pubblicità e poi un'altra ancora più incredibile fatta da voi, no, vabbè, dal vivo, cioè peccato vabbè. Proprio il momento giusto per fermarsi. Ma scusa, no, pure il maestro. Sì, tutti. Il maestro, sì, sì, no, perché bastoni tra le ruote vuole mia, fare un passo in più. Cioè, perché mettere soltanto una band o un musicista che ha fatto la storia quando ne puoi mettere due insieme, mi no? Mi sto asciugando il sudore proprio come il maestro che state per ascoltare. E unire la musica mamma pop, mia, rock con basta, quella... Dai, ci vuoi proprio mandare via? No, lo faccio per spronarvi a suonare ancora. Dai, dopo il capolavoro che state per ascoltare, suoneremo noi all'incirca così. La luce soffusa, il letto su cui fumare, la caldaia rotta. Che fai? Non ci vieni a casa di Nini? Comunque un letto nuovo e una caldaia nuova, per chi volesse venire. Non vado. Un'idea continentale, vorrei parlarti e mi vergogno come un cane. Tu aspetti il treno, io il cellulare, non trovo l'asso da giocare. Ormai, ai, ai, lo sai, quando pensi di star bene poi ci
Tornando a casa da mia moglie, sono davanti al mare splendido di Santa Maria di Castellabate e questa canzone in sottofondo. Quanto è bella la vita col Summer Camp. Ma grazie, bellissima, bellissima. Proprio sulla noce del capocollo, devo dire, riascoltando questo Queen, pezzo. I Queen, i Led Zeppelin, gli Stones, i Beatles. Che fai? Non ci vieni a bastoni fra le ruote? Sì, sì, questa era una bella clava. Fra erano in tanti, perché c'erano gli U2, c'era il loro produttore storico, un po' l'inventore anche della musica ambient, Brian Eno, e poi, come se non bastasse, anche Luciano Pavarotti. Più di così. Comunque era una di quelle volte in cui la musica, il mondo della musica scendeva in campo per fermare un massacro, no? Succede anche adesso in parte, devo dire che purtroppo i massacri, non le guerre brutte, non mancano mai. La musica scende in campo, sensibilizza, però poi non si riescono mai a fermare, o magari si fermano, ma si fermano sempre troppo tardi, no? Mentre parliamo adesso, non voglio gettare paranoie, ma a Gaza, in Ucraina, insomma, stanno succedendo delle cose terribili, purtroppo succede tutti i giorni e spesso ci si sente un po' impotenti, no? Cioè, non si può fare niente. A me, devo dire, quando succede qualcosa tipo in questo caso la Miss Sarajevo, no? I Passage, era tutto un progetto che riguardava l'allora la guerra di allora, no? Quella nell'ex Jugoslavia. Comunque piace, perché sento che c'è una voce collettiva, sì, forte, che va di pari passo con quella dei governi, dei finanziamenti, dell'industria bellica, che va, corre su un binario completamente diverso. Beh, domani a sto punto qua no, mettiamo il monologo di Martin Luther King prima della canzone. Sì, certo, sì, certo. Entra proprio il maestro Muti, la filarmonica. Oh, il golfo mistico qua c'è, quindi sì, certo. Stasera vengono proprio live. Allora quando un'orchestra nel golfo mistico che suona manco fa la pasta prima di noi? Vabbè, oggi abbiamo scelto una canzone per fare gli auguri al cantante dei Franz Ferdinand, che si chiama Alex Capranos.
One, two, three, oh, well, I woke up tonight, I said I'm gonna make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I know, now I know, now I know, I know that that's you. You're lucky, lucky, you're so lucky. Dissi che a suonare dopo mostri sacri del genere o eravate bravissimi o eravate dei pazzi. Beh, stavolta no, confermo, siete dei pazzi. Bella questa, do you want to? Il fricco, lo spezzatino, Chiarsons, le montagne, tutto verde, la neve, ma che, non vieni a Tolmezzo? Bella! Le colline, la barciocca, la rivalità con i vignaioli vicini. Che fai, non ci vieni a Gemme? Vai, rivalità con i vignaioli vicini, qua. Sì. L'ha lasciato per ultimo, prima dell'intro della canzone, a volte è una catena. Tu non ridi mai di me, ma con me, ma com'è che te ne parli a stasera? Ad ogni porta che si chiude ho le dita dentro. Parliamo un letto, l'impianto è spento. Siamo nessuno per qualcuno appena, non ne vale la pena. Ho fatto un giro su all'inferno e non mi sembra vero, ma so tornato in te, o almeno credo. Come
il Monte Grappa, il Ponte Vecchio. Che fate? Non ci venite a Bassano del Grappa? Bassano. Tagliatella. Tagliatella, no? È un famoso liquore, però da non confondere con le tagliatelle. No. Tutta un'altra roba. Bassano. I laghi, la nebbia, le sensale, al Castel de San Jorge, al Palace del Tè, al Tigray. Cosa fai? Vieni ad mia manto. Manto, bello. Bene. Dai che stiamo coprendo un po' tutta l'Italia. Speriamo di farcela entro la fine di Summer Camp. Intanto chiudiamo questo filotto con una bellissima cover anni 60 rifatta da non da uno a casa. Sempre, è quasi un bastone tra le ruote dopo. Sì, no? Sì, no, sì. Per... come se non bastasse il precedente. George Harrison. Un po' di grazia. Marora, i Gigiola, i Molangiana, i Pip. Che fa? Non ci viene a Vittoria? Bello. Siamo in Calabria. Vittoria no, provincia Sicilia, di Ragusa. Sicilia. Sicilia. Sì, c'è anche un ottimo vino da quelle parti. Certo. Per i miei gusti, ma lo dico da non esperto. È buono, per voi, da Vittoria. C'era Suolo, bravo. Di Vittoria. Il fungo, la scalinata di Santa Lucia, le tombe dei giganti, i nuraghe, la Costa Smeralda. E che fai? E non ci viene da Zachena? Ciao. Bello. Ciao. Belli, ma la focaccia, le trofie, il pesto, la tipica accoglienza ligure. Cosa fai? Non ci vieni a Genova? No, non ci venire, che è meglio non ti vogliamo. vabbè, no, giusto. Ma che bravi che siete. I casoncelli, la polenta, i pinguini.
Bergamo, Città Bergamo. Alta, Piazza Vecchia. Ma cosa fai? Non vieni a Bergamo? Ce n'è di posti dove organizzare. Beh, sì, dove andare, guarda, comunque in generale, ma volendo anche organizzare. Ancora non sono finiti. La chiuderei così. Come la chiuderei? Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, capito. Palermo, Cagliari. Ma che fai? Non ci vieni in Italia? Bravo, l'Italia è bella, bravo, tutta. Bravo, bravo, bravo. Un applauso, bravo, per questo bellissimo paese. Un applauso per l'Italia. Ci sentiamo tra poco. Sarà il momento anche del premio fedeltà, quindi l'occasione per prenotarsi e vincere, insomma, gli ultimi pettorali rimasti per la DJ Ten di sabato 24. Che fai? Non ci vieni, non ci a Torino? Scusa. Ciao, sono Nicky. Che fai? Non ci vieni a Torino? Ciao. 347-342-5220 per prenotarsi, eh.
Summer camp, 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 summer camp. Con questa canzone di Puglia, nei matrimoni arriva sempre il pesce. È vero, ce l'avevi già detto. Matrimoni. Comunque, matrimoni. Si chiamano Cigarettes After Sex, quindi non è che uno si può aspettare proprio il sound dei Metallica, cioè stanno a rappresentare questa sensazione, certo. Di... Oh, come quando si potevano chiamare le scarpe tolte la sera quando torni a casa, sì, cioè esatto. Comunque quello. And now give it up for the scarpe tolte a casa. Ma facciamo un progetto in italiano che si chiama le scarpe tolte la sera quando torni a casa. Di musica, musica tranquilla. Relax. Comunque musica suoneranno tranquilla. In Italia. Quando? In Italia manca un po', manca quando? Un po' a novembre. Primo novembre. No, primo novembre. Crisantemo. No. C'ho una scena, ragazzi. Come? Peccato. No, quella la sigaretta. No, tra l'altro, i Cigarettes After Sex è una band texana, ma insomma molto popolare in giro per il mondo. Suonano spesso nei grandi festival, fanno i palazzetti dello sport. Sono venuti più volte a suonare in Italia, ma questa volta per la prima volta suoneranno in un posto più grande, cioè il Forum. Quindi non più 1500, 2000, 2005, più 10.000 persone, insomma, no? Ed sì. È bello perché tendenzialmente quando pensi a un palazzetto pieno pensi a della musica carica. Invece il concerto di Cigarettes After Sex è un po' così, un po'
onirico, no? Distensivo. Quindi sarà bello essere in un palazzetto. Poi, ancora più bello quando arrivi dopo, cioè dopo aver fatto, cioè che uno sarebbe già, da lì nel parcheggio. Arriva già fatto l'amore, capito? Per poter proprio fare. Ma poi perfetti a novembre con il clima autunnale. Non vedo l'ora. Snow, cold, winter, rain, concrete jungle. Ma non ci viene a Montreal? Che bello, questo è Federico! Ragazzi, ma il peperone crusco, i sassi, la focaccia di Paoluccio, la scamorza, il pane! E che fai, non ci viene a Matera? Allora, finora abbiamo toccato, a parte l'estero, perché abbiamo anche Montreal, ma tutte le regioni d'Italia, in diversi casi, insomma, più di una volta. Cosa, chi manca all'appello? Mancano all'appello il Molise... Okay. Il Trentino Alto Adige. Quindi dai con quei vocali che ci sono tante cose bellissime. Il Gran Sasso, la costa dei Trabocchi, mangiarti un bel piatto di chitarra alle pallottine, formaggio Abruzzo. Fritto, due rostelle, il tutto accompagnato da un ottimo vino, il Monte Pulciano. Ma che fai? Non ci vieni in Abruzzo? Bello. Il teatro antico, la villa, il sentiero dei Saraceni, l'Isola Bella, la Dolce Vita, Castelmuola col suo bar dei cazzi. Che fa, non ci viene a Taormina? C'è il bar dei cazzi. Il bar dei cazzi? Non lo so, è un po' che non vado a Taormina. È un bar famoso di... Sì. Vicino a Taormina, no? Ok. Vabbè, okay. Il mare, un aperitivo al barretto dell'Accademia sugli Scogli, la terrazza Mascagni, Livorno, la terrazza Vecchia, un 5-5 con le melanzane e il cacciucco. Che fai, non ci vieni a Livorno? Al Taormina, quando aprite la porta nel bar dei cazzi, ci sentite questa roba qua. Mamma mia, che regalo che mi state facendo. Cazzi. Oh mamma. Presto ospite a Summer Camp, Erland Oi. Erland Oi,
Lisce Purle. Esatto, è la sua voce sulla musica dei Roixop, dei suoi conterranei Roixop, con il suo progetto invece un po' più italiano, visto che da tanti anni passa diversi mesi all'anno da queste parti. La Comitiva, il nome del progetto, sarà presto ospite a Summer Camp. Questa era Purlino. Il Kaisersmann, i Canederli, le mele, le piste da sci, la torre nel lago di Resia, le mucche, le terme, le infinite piste ciclabili, i siglieri del trekking. Che fai? Non ci vieni in Alta Val Venosta, su Tirol? Alto Adige e allora a questo punto manca soltanto il Molise. Summercampisti molisani, non rafforzate questo infatti. Luogo comune che vuole il Molise come una regione che in realtà dimostrate la vostra esistenza. Esatto, esatto. Make il Molise great again. A 50 km leopardi, li vingi sgrassi, le scarpe, che fai? Non ci vieni nelle Marche? I Canederli, lo specchio, ancora, le Dolomiti, la mummia del Similaum, ma che non ci viene a Bolzano? Oh, i filari, le teste, i capisaldi, i tiranti, i fili di ferro, la so. La terra, la forbice. Le managette, sì. La legatrice, sì. Che fai? Non ci vieni in vigna a legare con noi? Uno state of mind, un luogo della mente, dell'anima. Le montagne, i fiumi, il vino Torrette, le mucche e le marmotte. Non vieni in Valle d'Aosta? E a questo punto veramente sempre manca di veramente più sempre solo il Molise. Dai, speriamo di chiuderla così la puntata di oggi. Nuova dei Subsonica, Universo.
settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Torino. Che fai? Non ci vieni a Torino? Ci verrà anche Cinzia con tutta la family. Ciao Cinzia, benvenuta. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, chi c'è nella squadra? Tu, tuo marito Lorenzo. Esatto, e la nostra bambina Adelaide. Come vi dividete tra le varie discipline? Adesso non è che è il triathlon. Adelaide ha sei anni? Sei anni e mezzo, sì. Quindi forse non proprio la ten. No, io e lei faremo i 5 chilometri. Ok, fai. Sì. Che poi, ripeto per esperienza, puoi fare al passo che vuoi tu. Perché, certo. Allora, è anche un peccato, diciamo, no? Girare per una città bella come Torino di corsa, no? Che dice, oh, ma che bello, ma che bello! Passa subito, te la gusti poco. Adesso non vorrei andare un po' contro questo obiettivo del traguardo. Se arrivi che è buio, non ti dice niente nessuno, va benissimo. Ah, ok. Oddio. Calma, allora, fa troppo. Metterci dalle 9 di mattina fino adesso diventa buio intorno alle 7 di sera. Insomma, 10 ore. Vuol dire prendersela 10. Veramente proprio tanto con comodo. Senti, invece tuo marito è un po' più runner. Sì, sì, lui sì, ha fatto anche delle maratone, quindi è più allenato di noi sicuramente. E cosa farà mentre vi aspetta? Perché ho come l'impressione che il lasso di tempo sia piuttosto importante. Guarderà passare gli altri, comunque abbiamo già testato a Firenze l'anno scorso e quindi... Ha aspettato. C'era Federico sul palco a Firenze? Mi sa di no. Ah no, perché era un'altra... No, adesso non mi ricordo, forse anche perché eravamo arrivate molto tardi io e la bambina. Beh, Cinzia vedrà Nick che fa l'animazione all'arrivo. Allora, dalla presenza si è arrivato. Presenza o arrivo, devi decidere, devi scegliere. Beh, è ancora tutto aperto. Comunque, tutto a costruire. Non escludo niente. Senti, come vi spostate verso Torino? Io, cosa fate? In giornata o vi fermate a dormire? Vi voglio fare un po' di fatti vostri, diciamo. Adesso decideremo se riusciamo, rimaniamo anche la notte, che così siamo più rilassati, così vediamo anche un po'... Dipende anche da che ora arrivi, cioè da quando arrivi al traguardo, capito? Se veramente te la prendi comoda, allora a quel punto ti fermi un po' di più a Torino. Esatto. Tuo marito intanto in giro per locali, sai, discoteche. Già docciato, già fatto. Non proprio. Si perde, no? Sicuramente. Va bene, buona DJ Ten. Allora, Cinzia, salutaci tutta la famiglia. Grazie. Buon viaggio. Ciao, Cinzia. Ciao. Swing your hips now. Come on, baby. Jump.
Ma quindi ho capito bene, Nicky prima della partenza è lì che fa risveglio muscolare con tutti gli ascoltatori. Sì, locomotion. Sempre di più, sempre di più. Comunque, magari sì, magari no. Ve lo dico comunque. Però addirittura non durante la partenza, prima. Certo. Adesso. Certo. Vabbè, un po' prima, se vuoi andare alla partenza, arrivi un po' prima. Non è che arrivi proprio sul. Poi non so se. No, non è com'è? No. Com'è che iniziano le gare? C'è uno che dice. Lì c'è il microfono. Magari sei proprio tu che fai, fai il conto alla rovescia. Che ne sai? C'è proprio. No, colpo di palizzata. Trimpello giù due cose. Dai, portati la chitarra. E poi c'è la spara coriandoli alla partenza. Quindi. Giorgino, porta una DI e un ampli per Nicky davanti alla partenza. Ragazzi, tantissimi messaggi dal Molise. Ne ho selezionati due. Eccoli. Il lago di Castel San Vincenzo, le cascate di Carpinone, la Tintilia, l'aperitivo alla Fontana Fraterna. Che fai? Non ci vieni a Isernia? Molise! Finalmente! Da Isernia a Campobasso. Il Castello Monforte, il Museo dei Misteri, la processione di Corpus Domini. Che fai? Non ci vieni a Campobasso in Molise? Mamma, ragazzi, che bello, abbiamo l'Italia è anche un po' di mondo con questi messaggi. Ripetiamo, cover dello spot DJ Tandy domenica. Allora, invece adesso sentiamo l'ultima canzone che ci fa un po' da sigla finale. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, Chester, qui con i Linkin Park, in una canzone non nuova. Ovviamente sarebbe impossibile, visto che purtroppo Chester non è più con noi, ma una canzone recuperata da una session di qualche anno fa. Questa è Friendly Fire, i Linkin Park. Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for. Staring right into the darkness, through an empty open door. Can't put back what's been broken. Can't change the moment. We went too far. We're pulling apart for no reason. We're pulling a trigger in a useless war. And if we come back, I go into the black. What are we fighting for? What are we fighting for? No matter what's to come. Somehow forgot when they told me we hurt the ones we love. Can't put back what's been broken. Can't change the moment. We went too far. We're pulling apart for no reason. We're pulling a trigger in a useless war. And if we come back and go in anche bella, una di quelle canzoni rimaste nel cosiddetto cassetto. Poi onestamente ormai non si può più parlare di cassetti, perché non si parla più di bobine ma di file. Comunque era in qualche computer di qualche membro dei Linkin Park, ora la possiamo ascoltare. Friendly Fire, la nostra sigla finale. Gli invitati, gli sposi, il ristorante Barry White, il pesce. Che fa? Gimino a matrimonio in Puglia. Matrimonio in Puglia. Inconfondibile. No. 1, 2, 1, 2, 3.
t-shirt summer camp. Facesti surf in pausa caffè, poi partisti con la band. Dove volesti, mare, montagna o città? Oh yeah, ci trovassi qua. DJ Cristian. Due ore di divertimento, ascoltato bella musica, purtroppo quasi le 5 sta per finire. Ma che fai? Domani non ci torni a Summer Camp. Dai, perfetto qua per il nostro programma, grazie. Grazie a tutti ragazzi, buona serata, vi lasciamo a Pinocchio, torniamo domani dalle 3 su Radio DJ e volendo anche su DJ TV e YouTube. Che fai? Non ci vedi anche in no, video? No, se vuoi, io te lo dico poi, insomma, obbligatorio. Ciao ragazzi. Ciao. Summer Camp.